esplode purtroppo, da come si legge nel web di oggi, 5 settembre 2017, lo storico programma che ha sempre garantito grande divertimento, grande brio, grande allegria. Sto parlando di Edicola Fiore, direttamente da una bellissima nonché straordinaria edicola della capitale, ubicata per l'appunto nel quartiere Flaminio. E chiude, ma come dire, non è un addio quello di Fiorello, quello che Fiorello rivolge a tutti i suoi telespettatori, ma è semplicemente un arrivederci. Perché, vi starete giustamente chiedendo? Semplicemente perché c'è un nuovo varietà che Fiorello avrebbe in mente di realizzare, di creare, di performare, il quale si chiama L'Ora del Rosario, in cui per l'appunto il grande showman italiano, garantista del divertimento assoluto e più quindi totale, si, per così dire, porrà con la sua solita simpatia, con il suo solito savoir-faire e soprattutto con la sua simpaticissima, contagiosa capacità di saper stupire il pubblico. Dunque ripeto che per Fiorello, il famoso conduttore siciliano, non è quindi, ripeto nuovamente, un addio, ma è semplicemente un arrivederci, quello che egli ha intenzione di portare a livello televisivo, o meglio per quanto riguarda il suo spettacolo. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che Fiorello è anche stato il personaggio che ottenne un successo clamoroso con il suo spettacolo intitolato Il più grande spettacolo dopo il Big Ben. Scusate per il gioco di parole. Bene, complimenti dunque a Fiorello, sono contento per lui. Il video termina qua, iscrivetevi, mi raccomando, commentate e un cordiale saluto a voi tutti.